Allora, oggi partiamo da una giovane cuneese, ha 28 anni, parla quattro lingue, è laureata in ingegneria aerospaziale e segue progetti di microsatelliti appunto da lanciare nello spazio. La storia di Chiara Piacenza fra Torino e la Luna. Vediamo con Simona Tanzini. Connettersi con o l'Agenzia Spaziale Italiana o l'Agenzia Spaziale Europea, controllare quali sono lo status dei nostri esperimenti, quindi se sono a buon punto per essere lanciati oppure quelli che sono in orbita, come stanno funzionando. La giornata tipo di una 28enne cuneese, laureata in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, che si occupa di microsatelliti destinati alla Luna e allo spazio profondo. Chiara Piacenza è entrata in contatto con Argotec, l'azienda torinese dove è stata assunta dopo la laurea, mentre si trovava al Centro Europeo di Addestramento Astronauti di Colonia, in Germania, per svolgere la tesi. Ora cura lo sviluppo dell'azienda negli Stati Uniti e ricopre il ruolo di Project Engineer. Da dove stiamo parlando siamo nel Mission Control Center, no? Quindi noi siamo costantemente connessi con lo spazio. Abbiamo l'occasione di essere connessi tutti i giorni con la stazione spaziale orbitante, perché supportiamo tutti gli esperimenti italiani che sono sulla stazione. Quindi letteralmente vediamo gli astronauti agire laggiù. Biologia, medicina spaziale, fisica dei fluidi, esperimenti da svolgere in microgravità. Tra i tanti progetti ci sono anche i microsatelliti. È grande come una scatola di scarpe, quindi è molto emozionante pensare a quante tecnologie ci sono chiuse dentro un ambiente così piccolo che riusciranno a sopravvivere completamente in autonomia a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Sono due le missioni a cui saranno destinati. Una volerà sul primo lancio del lanciatore nuovo della NASA, che si chiama Space Launch System. Siamo gli unici europei a essere stati selezionati per questo. E abbiamo un compito importante perché saremo i primi a essere rilasciati nello spazio e poi ci orienteremo da soli nello spazio e faremo fotografie al resto della missione. Questo microsatellite poi orbiterà intorno alla Luna. Il progetto Licia Cube invece fa parte di DART, una missione di difesa planetaria. Saremo rilasciati poco prima che il satellite della NASA impatti uno dei due asteroidi che si trovano a 11 milioni di chilometri. Lo farà perché così vediamo se uno dei due asteroidi, appunto quello impattato, devierà la sua orbita, in modo che potremmo ipoteticamente in un futuro riuscire a deviare un asteroide che punta verso la Terra. La parità di genere è un argomento a cui tiene, spiega che per quella che è la sua esperienza il settore spaziale si spinge talmente in là a livello tecnologico e scientifico da non comportare discriminazioni. Quello che conta è cosa tu puoi portare alla ricerca, cioè quello che conta è in che modo puoi contribuire. In nessun caso mi sono seduta a un tavolo e se dicevo qualcosa di giusto mi sono sentita discriminata, anzi, cioè mi sono sentita premiata. Il sogno di Chiara Piacenza è collaborare al futuro e il futuro per lei inizia con una base sulla Luna. Abbiamo questo programma che si chiama Andromeda, che è una costellazione di satelliti che permetterà agli astronauti che sono sulla Luna di comunicare verso Terra quasi come se fossero a pochi chilometri. Ecco, uno dei miei sogni è poter far parte di questa sfida, diciamo, e essere parte di quelli che potranno dire ho contribuito a costruire una nuova umanità sulla Luna. Dunque, con questo